Namaste! Ben ritrovati, oggi facciamo un breve video, una sessione per i muscoli della schiena, per rafforzare proprio la muscolatura della nostra schiena. Spesso è debole, indebolita, perché molto spesso facciamo dei lavori con i muscoli anteriori, sia in ufficio che in casa, che a preparare da mangiare. Tutti i muscoli che usiamo, spesso li usiamo in chiusura. È molto difficile che nella vita quotidiana si utilizzino i muscoli posteriori, per cui dobbiamo cercare sia con la postura, quindi questi esercizi posturali che trovi anche in tutti i miei video di yoga posturale per aprire le spalle e per fare proprio entrare il tuo essere nella consapevolezza dell'apertura, e poi anche esercizi specifici per i quali ho preparato un mattoncino, così se non riesci ad arrivare con le mani per terra ti puoi appoggiare sul mattoncino, ma volendo puoi utilizzare anche il sedile di una sedia, quindi appoggiarti sulla sedia. Io ho preparato il mattoncino, ma vedi un po' tu. Allora adesso, quindi, con i piedi paralleli, dopo aver fatto qualche volta il movimento di apertura delle tue spalle, lo vai a fare in modo un po' più grande, quindi entrambe le braccia le porti su, fuori e giù, cercando proprio di aprire le tue spalle, aprire il tuo cuore, sentire proprio petto e spalle che si aprono, e utilizzare anche i muscoli sotto le scapole per sentire proprio abbassare le spalle e percepire meglio questo senso di apertura che parte proprio dai muscoli che si attivano. Quindi attiva tu i tuoi muscoli dell'apertura. Poi da qua inizia a sciogliere il bacino, quindi a fare il movimento di Ripples avanti e indietro di Hodaka Yoga, che non è altro che un basculaggio del bacino. In espirazione l'addome rientra e il coccige si abbassa, in ispirazione ritorna nella posizione neutra naturale, sempre con le ginocchia sbloccate, le spalle aperte, la postura sempre aperta. Adesso da questa posizione porti il coccige un po' indietro, il bacino un po' in avanti verso le cosce, inizi a scendere con la schiena piatta in avanti e poi risali e riporti il bacino in retroversione alla fine. Quindi coccige indietro, schiena piatta, inspiri in avanti, espiri e ritorni. Cerca di non sbilanciare il peso, quindi di non fare questo, ma di portare il peso sempre nel centro dei tuoi piedi. Quindi usa i muscoli della schiena. Immagina che la schiena sia un tavolino proprio bella piatta, ma spesso molte persone pensano di avere la schiena piatta, invece in realtà ce l'hanno lo stesso un po' curva. Quindi tu o ti guardi allo specchio e vedi se sei proprio piatta, oppure cerca proprio di immaginare di volerla inarcare all'indietro, cioè aprire le spalle e inarcare un po' la schiena, tanto sei contro la forza di gravità, quindi non vai a schiacciare comunque le vertebre, ma è più facile che riesci ad appiattirla in questo modo. Ora raccogli il tuo mattoncino e prova ad andare anche un po' più giù, se ce la fai, proprio ad arrivare a terra in appoggio o sulla sedia o sul mattoncino con la schiena inarcata un po' all'indietro, e poi risalire sempre con la schiena piatta e attivare anche i glutei. Quindi adesso andiamo ad attivare sia i muscoli della schiena che i glutei. Questo esercizio, chi faceva o fa palestra, lo conosce come gli stacchi da terra, che si possono fare anche con i pesi, però ovviamente devi aver imparato a impostarlo perfettamente, perché se lo fai con i pesi e con la schiena gobba, ovviamente vai a sforzare la colonna vertebrale, il che provoca dei danni. Quindi prima impostalo bene. Non schiacciare il collo, quindi anche quando inarchi non fare questo, ma sempre spalle indietro, lontane dalle orecchie, e poi rimani ancora qualche respiro cercando proprio di appoggiarti, scaricare il peso e allungare gli ischiocrurali, quindi questa muscolatura posteriore che pian piano si allunga. Ovviamente se non ce la fai ad estendere completamente le gambe, tienile un po' piegate come riesci, e poi di nuovo attiva anche la pancia, muscoli della schiena, e torna su. E ora, inspirando, porta sulle braccia, espirando di nuovo, schiena piatta, in avanti, scendi se riesci ovviamente a scendere un po' di più, fino a portare braccia su e giù.
Ovviamente pian piano, e chi è molto sciolto può anche fare senza il mattoncino, semplicemente con le mani. Però ovviamente per avere la padronanza del movimento completo devi averlo già padroneggiato bene con gli aiuti prima. Se sei abbastanza sciolto riesci ad arrivare con le mani a terra, ma è troppo faticoso portare le braccia avanti, quindi la leva in avanti, puoi portarle verso fuori e quindi usare questa variante: braccia fuori e su, braccia fuori, schiena piatta e giù. E poi di nuovo stai e rilassati completamente, lasciati in abbandono, ciondolare un po'. Respira, rilassa collo, braccia, spalle, schiena e poi piano piano risali con la schiena rotonda alla fine, proprio morbida, morbida. Inspiri su, espiri e sciogli la posizione dei piedi, rilassali un po'. Ok, sciogli un po' anche le spalle, la muscolatura posteriore dovresti sentirla abbastanza, ovviamente se hai bisogno di farlo più con calma, con un ritmo più lento, segui sempre il tuo ritmo ed esegui questi esercizi almeno 2 volte a settimana in modo da rafforzare anche la muscolatura della tua schiena. Prosegui con un altro dei miei video di yoga posturale o anche un cardio se vuoi attivare l'energia della giornata. Ti consiglio di leggere tutte le descrizioni che trovi sotto al video, quindi leggi tutto quello che ti scrivo e continua a seguirmi. Buona giornata, namaste.